Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. All'inizio del primo canto, che funge da introduzione all'intero poema, Dante si è smarrito in una foresta irta di ostacoli e simbolo allo stesso tempo del traviamento del poeta e dello stato di corruzione e di infelicità dell'umanità intera. Intorpidito dal sonno del peccato, il poeta non ricorda neppure come ha potuto perdere la retta via. È l'alba del Venerdì Santo del 1300, anno del primo giubileo, e Dante, come il profeta Isaia, viene confortato dalla vista di un simbolo divino, il sole nascente che illumina la vetta di un colle. Ma la selva nasconde ulteriori minacce. Ed ecco, quasi al cominciar dell'erta, una lonza leggera e presta molto, che di pel macolato era coperta. La lonza è la prima delle tre fiere, allegorie evocate dall'immaginario dei bestiari medievali, che sbarrano la strada al poeta. Sopraggiunge un secondo felino, un superbo leone, seguito da una lupa affamata che respinge Dante nell'oscurità della selva. Mi ripigneva là dove il sol tace. Il silenzio del sole è immagine dell'abbandono della grazia divina. All'apice della disperazione, d'improvviso, appare dinanzi a lui un'ombra silenziosa, alla quale chiede aiuto. «Miserere di me!» gridai a lui. È l'anima di Virgilio, l'autore più amato da Dante, che lo conforta e lo invita ad intraprendere un nuovo viaggio verso la salvezza dal peccato, rappresentato dalla selva e dalle fiere. «A te convien tenere altro viaggio», rispuose, poi che lacrimar mi vide, «se vuo campar desto loco selvaggio». Con un discorso profetico e oscuro, Virgilio annuncia il futuro arrivo del Veltro, misterioso salvatore del mondo e dell'Italia. Si offre quindi come guida e prefigura a Dante il viaggio nell'oltretomba. La prima tappa è un luogo familiare al poeta latino, l'inferno, già visitato da Enea nell'Eneide. Ove udirai le disperate strida, vedrai gli antichi spiriti dolenti. Il viaggio proseguirà salendo la montagna del Purgatorio, dove le anime espiano i loro peccati nella speranza dell'ascesa ai cieli. Virgilio preannuncia infine al poeta che un'altra anima, più degna di lui, Beatrice, lo condurrà al paradiso. Dante acconsente e i due si mettono in marcia. Allor si mosse e io li tenni dietro. Lasciate ogni speranza voi chi entrate. Alla vista di queste parole, scolpite sulla porta dell'inferno, Dante ha bisogno del sostegno di Virgilio per oltrepassare la soglia. E subito si immerge nell'oscura atmosfera infernale, dalla quale provengono grida spaventose. Siamo nell'oscura cavità dell'antinferno. Qui vengono puniti gli ignavi, relegati ai margini degli inferi. Radunati in schiere, rincorrono insulse bandiere. La loro pena è aggravata dal morso di insetti e da fastidiosi vermi. Incontriamo per la prima volta la legge del contrappasso. Coloro che in vita non seppero decidere, dopo la morte sono costretti a seguire una vana bandiera. E la loro vita inutile alimenta ora inutili insetti. Virgilio invita Dante a non perdere tempo con questi pusillanimi. Non ragioniam di lor, ma guarda e passa. Il disprezzo del poeta per i vili nasce dal suo appassionato impegno etico e politico che lo porta a inventare un'apposita area dell'oltretomba non prevista dalla tradizione. Persino la dannazione nell'inferno è più onorevole della sorte di queste anime, colpevoli di non aver assunto le proprie responsabilità, come Papa Celestino V che con la sua vile abdicazione spianò la strada al corrotto Bonifacio VIII. I due poeti scorgono quindi della gente radunata nei pressi di un fiume. Sono le anime dannate, in attesa di Caronte, il traghettatore dell'Acheronte, che sopraggiunge a bordo della sua barca. Caronte si accorge che Dante è un uomo vivo e gli nega il passaggio. Ma Virgilio si appella alla volontà divina.
vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare. La scena è impressionante. Caron Dimonio minaccia e raduna gli spiriti con occhi fiammeggianti e li batte col remo. Virgilio spiega che qui convergono da ogni paese coloro che muoiono nell'ira di Dio. Il rifiuto di Caronte è un buon segno. Significa infatti che Dante non è destinato alla dannazione eterna, ma a salire sulla più leggera barca che conduce le anime alla montagna del Purgatorio. Provato dall'emozione, il poeta viene sopraffatto dallo spavento per tre impressionanti fenomeni infernali: un terremoto, un vento improvviso, un lampo di luce vermiglia. E caddi come l'uom cui sonno piglia. Stavvi in Minos orribilmente, Eringhia. Scendendo dal primo al secondo cerchio, Dante e Virgilio si imbattono nell'orribile tribunale di Minos, un demone gigantesco che funge da giudice dei peccati. Ascolta la confessione delle anime e poi le avvinghia con la sua lunga coda, indicando così il cerchio infernale in cui saranno puniti. Superando le proteste di Minos, che si vorrebbe opporre al passaggio di Dante, Virgilio conduce il poeta all'interno del secondo cerchio. Va osservato che all'inizio dell'inferno Dante fa corrispondere esattamente ad ogni canto un cerchio infernale, ma dal sesto canto in poi questa regola verrà abbandonata, forse per un ripensamento intercorso durante la stesura del poema. Dopo gli ignavi dell'antinferno e le anime non battezzate del limbo, per la prima volta si incontrano dei dannati che hanno violato una norma morale. Ora incomincian le dolenti note. Sono i lussuriosi. Nella loro vita non seppero tenere freno alle loro pulsioni carnali e ora, per la legge del contrappasso, vengono percossi e sbattuti su e giù, senza posa, dal vento, come stormi di uccelli nella tempesta. Tra di loro Dante riconosce personaggi famosi del passato, come Semiramide, Cleopatra, Achille, Tristano e molti altri. Costoro impersonano i diversi aspetti della lussuria: il vizio insaziabile, la seduzione, l'infedeltà, la debolezza morale. Ma l'attenzione di Dante si sofferma su due anime che volano insieme. Le chiama e chiede loro di raccontare la loro sorte. Sono Paolo e Francesca, protagonisti di una triste vicenda sentimentale ambientata in Romagna. Amor condusse noi ad una morte. Il loro amore sboccia mentre si dilettano nella lettura del racconto cortese dell'amore di Lancillotto. Vengono uccisi insieme dal marito tradito, il fratello di Paolo, che scopre il loro rapporto adultero. Ascoltando lo struggente racconto di Francesca, Dante viene colto da un forte senso di pietà che lo porta addirittura a perdere i sensi. Il quinto canto è il canto dell'amore, nel duplice senso di dolcezza e di peccato. Dante è combattuto tra l'ideale cortese di un amore nobilitante, a cui lui stesso aderì in giovinezza, e la coerenza religiosa, che lo spinge a condannare fermamente l'adulterio. Godi, Fiorenza, poi che sei sì grande che per mare e per terra batti l'ali e per l'inferno tuo nome si spande. L'invettiva contro Firenze si ricollega alle scene del canto precedente, in cui cinque ladroni fiorentini sono stati terribilmente puniti dalla giustizia divina. Dante augura alla sua città un giusto e rapido castigo. Risale poi insieme a Virgilio lungo le rocce fino al ponte che sovrasta l'ottava bolgia. Qui brillano nell'oscurità numerose fiammelle, simili a lucciole. Virgilio spiega che ognuna di esse ospita un peccatore. I dannati vengono ora nascosti dalle fiamme, così come in vita ordirono nascostamente le loro frodi. Quando parlano, le fiammelle si agitano come lingue, essendo la lingua l'organo col quale si costruiscono gli inganni. In questa metafora si nasconde il contrappasso della loro pena. Dante, ansioso di entrare in contatto con uno di loro, si sporge appoggiandosi ad una roccia.
notando una fiamma divisa in due, chiede a Virgilio chiarimenti e viene a sapere che al suo interno vengono punite due anime, quelle di Ulisse e di Diomede, che peccarono congiuntamente ordendo la frode del cavallo di Troia. In questo caso, un grande dell'antichità, che avrebbe potuto ambire a far parte degli spiriti magni del limbo, viene sprofondato da Dante in Malevolge. Ulisse non sconta soltanto il peccato della frode, quanto la più pericolosa tendenza a sfidare orgogliosamente la grazia divina, basandosi sulle limitate forze della ragione umana. Sollecitato da Dante, Virgilio chiama le due anime. «O voi, che siete due dentro ad un fuoco!» La punta maggiore della fiamma biforcuta prende la parola e rivela con il suo racconto di contenere lo spirito di Ulisse. La voce riepiloga rapidamente le imprese già note nell'età classica, che Dante doveva conoscere non tanto attraverso una diretta lettura dell'Odissea, quanto dalla grande fama sopravvissuta nel Medioevo. La curiosità del poeta si concentra sulle ignote modalità della morte del grande eroe. Ulisse confessa di essere stato di nuovo travolto dall'ardore di conoscere il mondo e l'umanità e di avere quindi abbandonato ancora Itaca e la moglie fedele per intraprendere un viaggio ai confini del mondo. Attraversato il Mediterraneo e le colonne d'Ercole, esortò i suoi compagni a sostenerlo nell'esplorazione dell'emisfero australe, ritenuto allora disabitato, appellandosi al desiderio umano di conoscenza. «Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Virò quindi verso sud, guidato dagli astri, e dopo 5 mesi avvistò una montagna altissima, il Monte del Purgatorio. L'epilogo del viaggio è un monito di Dante all'orgoglio umano, destinato a fallire se procede follemente oltre i limiti consentiti, non sostenuto dalla grazia di Dio. Giunto in vista della terra agognata, Ulisse venne punito dalla volontà divina, che con una tempesta capovolse e affondò la nave. Infin che il mar fu sovra noi rinchiuso. Tu devi saper chi fu il conte Ugolino, e questi è l'arcivescovo Ruggeri. Per rispondere a Dante che l'aveva interpellato, il conte Ugolino cessa di mordere la nuca del compagno di pena, lo maledice e ne svela l'identità. È l'arcivescovo di Pisa Ruggeri. I due in vita si opposero ferocemente, fino alla vittoria del prelato che rinchiuse il conte in una torre, dove venne lasciato morire di fame insieme ai suoi figli. Ugolino, personaggio celebre del tempo, riconosce l'accento fiorentino di Dante e quindi evita di rievocare le vicende storiche allora note a tutti. Preferisce invece raccontare il tragico momento della sua morte, avvenuto all'interno della buia torre dei Gualandi. I prigionieri avevano già visto passare diverse lune, quando Ugolino sognò Ruggeri cacciare e dilaniare lui e i suoi figli con dei cani da caccia, emblema di famiglie ostili. Al risveglio il conte sentì i figli gemere per la fame, anche loro impauriti per gli incubi della notte. Sentendo inchiodare la porta della torre, Ugolino presagì la sua triste sorte. La lenta agonia dei prigionieri viene descritta con versi struggenti, fino alla morte dei figli e nipoti. Dopo averli richiamati per 2 giorni, anche Ugolino morì di fame. Finito il suo racconto, riprende a mordere il suo compagno di pena con ancora maggiore ferocia. Dante lancia un'invettiva contro Pisa, colpevole di avere provocato l'ingiusta morte di bambini innocenti, auspicando che venga sommersa da un'inondazione dell'Arno provocata dal blocco della sua foce per un prodigioso spostamento delle isole dell'arcipelago toscano. I due poeti proseguono il loro viaggio nella terza zona di Cocito, la Tolomea, dove vengono puniti i traditori degli ospiti. Costoro sono supini e le loro lacrime ghiacciano negli occhi, accrescendo il dolore. Dante avverte un forte vento
e Virgilio spiega che presto ne scoprirà l'origine. Un dannato implora i due poeti di liberare dal ghiaccio le sue palpebre. È frate Alberigo, che ospitò e tradì i suoi parenti. Il suo corpo è ancora in vita, ma posseduto da un demonio, una sorte comune anche al suo vicino Brancadoria. Dante non esaudisce la richiesta di liberare Alberigo dalle lacrime, perché agirebbe contro la volontà divina. Inveisce invece contro i genovesi, malvagi al punto che tra loro si aggirano addirittura corpi indemoniati. Trovai di voi un tal che per sua opera in anima incocito già si bagna e in corpo par vivo ancor di sopra. L'imperador del doloroso regno da mezzo il petto uscia fuor della ghiaccia. Dante e Virgilio sono ormai prossimi a Lucifero, che scorgono attraverso una fitta e gelida nebbia. Da lontano ricorda un grande mulino che provoca un forte vento. Dante si ripara alle spalle di Virgilio e prosegue attraverso la quarta zona di Cocito, la Giudecca. I dannati, sotto di loro, sono incastonati nel ghiaccio trasparente, assumendo diverse posture. Alla vista di Lucifero, Dante rabbrividisce. Tanto era bello prima della sua ribellione contro Dio, tanto ora appare orribile. Lucifero ha le dimensioni di un gigante, mostra tre facce di tre colori diversi e agita tre paia di ali simili a quelle di un pipistrello, provocando i venti che ghiacciano Cocito. Piange e sbava, mentre maciulla e scortica con ogni bocca un peccatore. Virgilio prende la parola per descrivere i tre traditori dilaniati da Satana. Il primo è Giuda, traditore di Cristo e quindi della Chiesa, al quale viene morsa la testa. Gli altri due sono Bruto e Cassio, traditori dell'impero romano, e pendono dalla bocca di Lucifero appesi per i piedi. Ma il viaggio all'inferno deve raggiungere la sua meta finale. Dante si aggrappa al collo di Virgilio, che, scegliendo il momento opportuno, quando le ali sono spalancate, afferra i peli di Lucifero e comincia a scendere lungo il suo corpo, nell'intercapedine del ghiaccio. Giunto all'altezza delle anche del diavolo, che coincidono, secondo Aristotele, con il centro della Terra e quindi anche della gravità universale, Virgilio si rovescia faticosamente sotto sopra e comincia a risalire lungo le gambe villose. Dante si confonde e crede di ritornare nell'inferno, mentre in realtà sta cominciando la risalita verso il monte del Purgatorio, nell'emisfero opposto della Terra. Infatti ora Lucifero appare rovesciato, con le gambe all'insù. I due poeti percorrono un disagevole cunicolo naturale, discutendo della struttura e dell'origine del mondo. La caduta di Satana diede forma alla voragine infernale, alle terre emerse e alla stessa cavità che i due stanno percorrendo. Seguendo nell'oscurità il corso di un ruscelletto, Dante e Virgilio risalgono senza alcuna sosta, ansiosi di ritornare sulla superficie della Terra, fino all'uscita nell'emisfero australe, con cui si conclude la cantica dell'inferno. E quindi uscimmo a riveder le stelle.